Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Era da un po' che effettivamente non facevo questo genere di video, ma oggi l'occasione ovviamente è molto ghiotta. L'occasione è molto ghiotta perché per l'appunto oggi vado a pullare sul banner di Neon da Final Fantasy Origins, dato che è il personaggio che per l'appunto è uscito oggi con l'introduzione dell'intermission come capitolo tra il 3 e il 4. Quindi abbiamo l'intermission capitolo 3 che serve appunto da ponte per quanto riguarda tutti gli avvenimenti che sono successi nel capitolo 3 e che ovviamente adesso si rifletteranno di conseguenza sul capitolo numero 4. Neon è un personaggio che viene rappresentato come mago rosso, ma che tecnicamente viene presentato come un enchanter barra damager elementale di tipo fuoco. Diciamo che come personaggio di per sé Neon viene vista più che altro nella sua fase finale di gioco, non viene vista nella sua fase, diciamo, normale, tra virgolette, quindi viene interpretata. Per chi non ha giocato Stranger of Paradise ovviamente non lo può sapere, o magari non ha la possibilità di poterlo sapere al 100%, però effettivamente Neon rappresenta alla fine di Stranger of Paradise il guardiano del cristallo del fuoco. Quindi di conseguenza il personaggio stesso è stato interpretato appunto come parte finale del gioco e non come parte iniziale. Un pochettino come Jack Garland, che all'interno di Opera Omnia è stato interpretato appunto come Chaos Garland e non tanto quanto il Cavaliere Garland. Detto questo, oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare le due free multi che abbiamo a disposizione nei due banner, anche perché il personaggio che seguirà Neon in questa sua avventura, chiamiamola così, in questo suo nuovo debutto, è Cloud of Darkness. Cloud of Darkness, che riceve la sua enhancement board per la sua force e che quindi adesso sblocca la sua Echos. Inoltre è stata anche reworkata per quanto riguarda la Force, in quanto il suo follow-up magico, o in generale qualsiasi follow-up magico, adesso fa guadagnare alla barra Force non più il 5%, ma addirittura il 15% in più. Quindi veramente tanta bella roba per quanto riguarda COD. Trovo che sia un rework di tutto rispetto, sinceramente, e quindi sono curioso effettivamente di provarla in campo, dato che io comunque COD la possiedo completa, la possiedo al 100%, quindi tanta bella robetta. Allora, io direi di cominciare dalla free multi che abbiamo qui nel banner di COD, con una orb dorata che sinceramente parlando non mi dispiace. Ho sistemato un pochettino le impostazioni di BlueStacks e adesso sembra andarmi meglio rispetto a prima. Quindi spero che oggi in live possiamo appunto godere appieno dell'esperienza anche su BlueStacks. Tra l'altro vi invito ovviamente in live questo pomeriggio, dato che io di sera il venerdì al momento non ci sono. Quindi una free multi abbastanza scadente questa, dove praticamente giocheremo il capitolo, andremo a vedere un pochettino che cosa succederà all'interno del capitolo di introduzione e di appunto di separazione tra questi due nuovi archi narrativi, dove appunto non abbiamo le divinità che adesso, diciamo, equilibrano il tutto, no? E vediamo un pochettino che cosa succede. Vediamo un pochettino cosa succede all'interno del gioco. Vediamo come viene presentata Neon. Anche perché a questo punto non si sa se effettivamente Neon possa far parte dei buoni o dei cattivi, dato che appunto non viene evocata né da Spiritus né da Materia. Probabilmente sarà Enna Cross. Oh! No! Porca troia, la forza di COD. E già ciò. Peccato. Sarebbe stata
bella la Force di Neon dalla Free, sinceramente parlando. Sarebbe stata molto, molto interessante la Force di Neon dalla Free, perché mi avrebbe istigato, diciamo, nel pullare tutto quanto il kit, fondamentalmente. Oh, 35 di kite, così totalmente a gratis. Va bene, io direi che comunque qualche ticket lo possiamo buttare, giusto per tentare magari un po' di fortuna. È ovvio che, diciamo, cercare un personaggio con kit completo, con i ticket, e... Oh, ci sono stati diversi connecting. Però probabilmente potrebbero anche essere le 15 e le 35 di Neon, dato che non ho scaricato ancora i dati di gioco. Diciamo che tentare, diciamo, di completare il kit con i ticket è una sciocchezza. Io infatti non tento di completare i ticket con... cioè non tento di completare il kit con i ticket. Oh, la Force? Benissimo! 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 Con quanti? 30 ticket? 30 ticket? Proprio una cosa molto molto easy. Ovviamente portata già a livello 70, perché giustamente il personaggio nuovo... Eh sì, con 30 ticket. 30 ticket e l'Edit Kite che già ce l'abbiamo. Veramente buono, veramente buono. Beh, continuiamo a pullare a questo punto. Oddio, un'altra Force. E già siamo a 2. Vorrei trovare effettivamente la LD almeno, perché comunque la LD sarà quella adesso, diciamo, difficile da trovare. Appunto, l'LD è un problema, dato che ha gli stessi rate della Force. Addirittura adesso ci sono due Force all'interno del banner, e diciamo che non è bello, ecco, mettiamola così. Però... Oh, perfetto, easy, abbiamo trovato l'LD. La X, volendo, potrei prenderla coi token, dato che appunto abbiamo la possibilità di prenderla con i token. Non dovrebbe essere ancora implementato il nuovo sistema di Piti, no? Infatti ancora siamo nel vecchio modello, anche perché appunto il nuovo sistema di Piti, che porterà alla riduzione praticamente di tutte le spese che si faranno all'interno del banner, saranno appunto introdotte da giorno 22. Quindi dal 22 di luglio. Mi manca soltanto la X a questo punto. Potrei prenderla coi tokens. Non mi ricordo quanti tokens ho. Sinceramente, quanti token X ho? Ne ho 30. Oddio, quindi effettivamente... Effettivamente potrei prenderla con i token. Però avendo comunque tutti questi ticket a disposizione... Io una piccola, diciamo, una piccola sculata la vorrei tentare. Ovviamente non mi aspetto di trovare la BT, perché sarebbe un po' too much per quanto riguarda ovviamente il gioco. Però diciamo che la X, adesso avendo comunque una percentuale più alta... Ah, bene, abbiamo un'altra Force, o minimo, diciamo, una Force. Potrebbe essere anche la BT comunque, chi lo sa. Oddio, trovare la BT con i ticket mi istigherebbe quasi a farla verde, Neon, se devo essere sincero. Però non saprei. Intanto dobbiamo trovare la X. Ok, niente, me le sto chiamando oggi, è proprio destino. Ok, un'altra Force di COD, che sinceramente parlando non mi interessa. Però ok, niente, abbiamo praticamente raggiunto il nostro obiettivo. Abbiamo trovato la X, abbiamo trovato l'LD, abbiamo trovato praticamente tutto, ho raggiunto il cap dei soldi. Quindi adesso tutte le armi ovviamente verranno vendute, ma non riceverò soldi, era il messaggio che era apparso. Ok, va bene, direi che mi posso fermare qua. 800 ticket, abbiamo tirato 150 ticket, e in 150 ticket abbiamo preso praticamente tutto il kit di Neon. Ci sono rimasto un po' male,
perché comunque il fatto che sia uscita con BT un pochettino mi urta. L'avrei preferita forse con solo Force per poterla skippare meglio, mettiamola così. Mentre invece il fatto che abbia la BT un pochettino mi triggera. Mi triggera perché il personaggio con BT in generale può essere molto utile, soprattutto nelle feud. Un personaggio solo Force, diciamo che fondamentalmente può essere skippato tranquillamente. Mentre invece il personaggio con BT tendenzialmente più utile, almeno potrebbe risultare più utile dentro le feud o comunque in generale dentro il gioco. Sono anche molto curioso, non so se voglio spenderci qualcos'altro, non credo però. I tokens della BT purtroppo non ce li ho, li avrei spesi volentieri qui forse, anche perché su Desil un pochettino me ne sono pentito, se devo essere sincero. È vero che comunque Dark Cecil mi piace, però un pochettino me ne sto pentendo perché comunque non lo trovo così, cioè non lo trovo così impattante all'interno del gioco, così come magari me lo potevo aspettare io. Per cui avrei potuto tranquillamente risparmiarmi i tokens e spenderli qui. Però vabbè, diciamo che un personaggio vale l'altro. So che prima o poi Dark Cecil tornerà e quindi speriamo che possa ritornare nella sua forma migliore. Detto questo, ragazzi, ci vediamo probabilmente oggi pomeriggio su Twitch a partire dalle 15 o dalle 16, orario bene o male da definire, per giocare il capitolo, vedere un pochettino come si per vedere come si struttura adesso la storia del gioco. E poi niente, le solite chiacchiere, le solite cose che facciamo in live, quindi se volete mi trovate lì. Io detto questo vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo dopo. Bye bye!